Siamo noi a parlare molto di automotive in provincia di Teramo. Ci sembra che da un punto di vista regionale nessuno, da la politica, le istituzioni, in particolare la nota del presidente Marsiglio a seguito dell'osservatorio Abruzzo Automotive 2023, ha tirato fuori, cioè una nota dove di fatto non solo denota una necessità di essere moderatamente ottimisti nel settore, ma dicendo anche che ci sarebbero degli avvoltoi e degli allarmisti che stanno creando scompiglio. In realtà noi stiamo, insomma, oltre allo sgarbo istituzionale, dal nostro punto di vista, stiamo cercando solo ed esclusivamente di far sì che tutti siano consapevoli di quella che è la situazione in provincia di Teramo, che è fortemente legata al motore endotermico, perché in provincia di Teramo, in particolar modo a Villa Zaccheo di Castellalto, noi produciamo marmitte. Ovviamente, insomma, legati mani e piedi a quello che sarà il futuro dell'auto e della mobilità. E attualmente le imprese, a differenza di quanto dice Marsiglio, non stanno facendo investimenti in tal senso, in particolare anche le aziende terramane che invece gli investimenti li stanno facendo all'estero. Prova ne è la Purem di Castellalto che ha deciso di delocalizzare una parte della produzione in Romania. Ovviamente in tutto questo una gran colpa ce l'ha anche Stellantis, nel senso che sta chiedendo alle aziende, ai fornitori di abbassare i costi e in questo le aziende fornitrici stanno facendo le proprie scelte. Tutto questo ovviamente non è accettabile, non è accettabile perché noi in provincia di Teramo solo rispetto alle imprese che sono legate direttamente all'automotive abbiamo più di 3.500 addetti, senza contare poi tutte quelle che forniscono quelle che sono le materie prime. Stiamo chiedendo attenzione, un'attenzione che tra l'altro non viene restituita o meglio viene restituita anche in modo non corretto, perché essere moderatamente ottimisti francamente ci sembra un po' una presa per i fondelli. Potenzialmente, forse anche concretamente, si potrebbe, speriamo di no, concretizzare una grande vertenza, una grande problematica per la provincia di Teramo. Sì, tant'è vero che noi su questo abbiamo deciso di indire come FIM e FIOM un'iniziativa che abbiamo denominato Marcia del Tubo, che sarà messa in atto nella prima decade del mese di maggio per ricordare, per far sì che si alzi l'attenzione e per dire alla politica e alle imprese: guardate, abbiamo un problema, cerchiamo di arrivare ad una transizione ecologica, ambientale e rispetto alla mobilità, con un'idea industriale rispetto al tema che possa mettere in campo non solo un piano strategico e straordinario di ammortizzatori sociali, ma occupiamo soprattutto quel tempo con la formazione per far sì che quella paura o quell'analisi che è stata già condotta, che ci dice che la transizione porterà a meno un quarto degli attuali addetti sull'automotive, possano essere riimpiegati dentro un'automazione diversa da quella che fanno adesso.